Poco più di un mese fa i carabinieri della stazione di Piano di Sorrento notificarono ad un 55enne del posto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento all'ex moglie, un provvedimento emesso dal GIP di Torre Annunziata su richiesta della Procura Oplontina, per la vittima un raggio vitale di 500 metri all'interno del quale l'uomo non poteva spingersi, quotidiane le vessazioni raccontate nella misura restrittiva. Avrebbe controllato e censurato il suo abbigliamento, preteso che non avesse alcun tipo di contatto con persone di sesso maschile, ricorrenti le minacce di morte e le violenze. Tra gli episodi documentati, il 55enne avrebbe bloccato la donna mentre era in scooter e le avrebbe stretto le mani al collo. Maltrattamenti quotidiani posti in essere anche davanti ai due figli, uno di questi minorenne. Proprio i figli, temendo reazioni violente del padre, avrebbero nascosto tutti i coltelli presenti in cucina. Nonostante la misura restrittiva applicata il 15 dicembre scorso, ieri sera alle 20:30 il 55enne di Sorrento è stato sorpreso dai carabinieri sotto l'abitazione della donna. Era nascosto, osservava il palazzo, ma non ha fatto in tempo a sfuggire ai militari della stazione di Piano di Sorrento. Nel suo scooter un coltello a serramanico, 29 grammi di hashish e 8 di marijuana. Nel suo appartamento invece altri 226 grammi di hashish e 227 di erba. L'uomo è finito in manette, arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio, porto abusivo di coltello e violazione del divieto di avvicinamento all'ex coniuge, e ora in carcere in attesa di giudizio.